Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. Siccome oggi non voglio di fare nessuna video recensione, oggi vi porterò sul canale, diciamo, un nuovo tipo di video. Quindi vi porto oggi, che cosa? 10 fatti che non sapete probabilmente su di me. Cominciamo dal primo fatto. Io ho paura degli spazi chiusi. Io quando mi trovo in una stanza, anche se magari tipo grossa come questa, io so che la porta è chiusa a chiave e non ho la chiave, io comincio a iperventilare, mi sento male, non ce la faccio. Sì, poi se parliamo per esempio di ascensori o di scene magari, non so se avete visto l'ultimo film di Blair Witch dove lei deve passare attraverso questo cunicolo stretto, io non ce la potrei mai fare, cioè piuttosto veramente mi taglio la gola, perché sono cose che... mi sento male solo a pensarci, ragazzi, veramente. Quindi io veramente sono claustrofobico a livelli veramente patologici. Quindi probabilmente questa cosa voi non la sapevate su di me. Passiamo direttamente al secondo fatto, che questa cosa la sanno pochissime persone. Io sono allergico al cioccolato. Sembra una cagata detta così. A me piace la cioccolata, non è la cosa che preferisco sinceramente. Infatti tante persone mi dicono, ma però una volta io mi ricordo di averti visto mangiare la Nutella. Gli ho detto, sì, la Nutella è crema di nocciola, non è cioccolato. Ma vado per spiegarvi un attimo, io non è che mi sento male, mi riempio di macchie, come un'allergia. Io la chiamo allergia perché io appena mangio il cioccolato inizio a starnutire. Ma una roba che proprio me lo sento, soprattutto il cioccolato più fondente è più, cioè veramente mi sento davvero male. Quindi io lo sento, mi sento il naso pizzicare, la stessa cosa mi capita con le olive, più salate possibile, la menta. Cioè tutti quei sapori che tu li senti nel naso, io comincio a starnutire. Ma non è che faccio uno starnuto, continuo, quindi... mi sento male, mi sento di perdere totalmente il controllo e quindi evito di mangiarla. Però se potete chiamarla allergia, anzi se qualcuno di voi ha il mio stesso problema, mi dica se è un'allergia, perché non sono mai stato male. Quindi io cerco di evitarla anche per quel motivo lì. Se qualcuno di voi ce l'ha, sa come si chiama, se è o è solo una mia patologia mentale. Però veramente io me lo sento nel naso, me lo sento pizzicare e inizio. E potrei anche andare avanti per una mezz'ora, quindi sono cose, questi cibi qui di solito io cerco di evitarlo, anche le caramelle, quelle proprio forti, tipo la menta che ti liberano il naso, se ciao, e lì allora veramente è uno show. Il terzo fatto è una cosa, diciamo, una delle mie innumerevoli cose imbarazzanti. Ho cercato di prenderne due, anche per spiegarvi. Non so se avete notato nei video che io da questa parte dell'occhio e anche di qui che è un po' più nascosta, io ho delle cicatrici. Perché? Perché io, furbescamente, anni e anni fa, quindi parliamo adesso, io comunque quasi 30 anni, parliamo 18enne, 20, appena 20enne, io sono caduto dalle scale della stazione. Ma non è che ho fatto un gradino. Li ho fatti tutti, quindi sto parlando di un centinaio di scale. A Pavia ci sono questi sottopassaggi. E io tornando a casa la notte, dopo una serata di bagordi, diciamo, io praticamente sono preso, convinto di essere stabile come una quercia. Niente, ho detto, ma sì, faccio le scale, non faccio quel giro lì perché è più lungo. Allora facevo, tagliando per questo sottopassaggio della stazione, me la accorciavo. Sostanzialmente, cioè, io mi avrò messo male il piede e... ma proprio all'inizio della scalinata... ma la cosa imbarazzante, parte già questa che è imbarazzante di per sé, che è successo due volte, non nello stesso giorno, ma a distanza di mesi, poi mi è ricapitato, è che io tutte e due le volte, quando ho caduto, chiaramente, cioè, avrei pregato che non ci fosse nessuno, perché comunque mi sono fatto male, è che io quando sono arrivato alla fine di tutte le scale, quindi potete immaginare una cosa, cioè veramente un dato incolico alla Benny Hill, mancava giusto la musica di sottofondo. E quindi io quando sono arrivato al fondo delle scale c'era, per esempio, adesso vi racconto della prima volta, c'erano questi due, questa coppia, che hanno visto la scena tipo, ma è vivo?
E io in fondo alle scale, praticamente che mi tiro su, come dire, oh, sono vivo, perché comunque ero anestetizzato dai cuba innumerevoli che avevo bevuto. E quindi io mi tiro su, grondante di sangue, cioè praticamente avevo sangue ovunque, c'è una foto che lo testimonia e spero che l'abbia cancellata. Mio padre la tiene sul telefono a modi del tipo, ti ricordi quanto eri deficiente? Quindi ero pieno di sangue ovunque e loro mi chiedono, ma stai bene? Devo chiamare l'ambulanza? Io, no, no, cioè immaginate me pieno di sangue ovunque, che dico, no, no, sto bene, vado a casa. Cioè, grazie al cielo. Hanno anche chiamato l'ambulanza perché mi hanno messo di qui 3 punti e la volta successiva, quindi cioè, veramente, la volta dopo mi hanno messo di qua 5 punti. Quindi immaginate, cioè, deficiente. La cosa che ha fatto ridere è che secondo me è imbarazzante è che io mi metto nei panni di quella coppia, sia quella volta che la volta dopo erano due uomini, che mi chiedono, tutto bene? Sì. Pieno di sangue, tutto conciato, cioè ho fatto 18.000 scalini, ma tutto bene. Non voglio neanche ripensarci perché pensare quanto ero coglione all'epoca. Il quarto fatto che probabilmente non sapete su di me voi sul tubo, perché tanti miei amici lo sanno, è che io ho un sacco di piercing e di tatuaggi. Voi direte, sì, ma non te ne vedo nessuno. Tatuaggi, no, come potete, i tatuaggi già qualcosa potete vedere sulle braccia, sulla schiena, qua, sulla gamba ne ho solo uno, però tra tutti questi, ne ho sicuramente altri che mi dimentico, sì, tutto qui in alto delle braccia ne avrò una ventina. E di piercing, che tutti mi dicono, ma perché hai piercing? Io ne ho due al capezzolo, cioè uno e uno, ne ho due alla lingua. Poi, vabbè, le orecchie, però non è che, sì, vabbè, li possiamo contare che sono dilatatori. Lo ho anche al naso. Tante persone non direbbero, ma non ho il classico, cioè io avevo il classico piercing al setto, io praticamente l'ho allargato, quindi io ho dentro il naso questa specie di reggisetto che è una roba da 1 centimetro. Chiaramente metto poche, poche, le rare volte che voglio sembrare molto più strong, metto quello più grosso, ma... Immaginatevi le classiche battute, oh, ma ti fa male, oh, ma perché se mi intorno? Quindi poi ho quelli, due sulla lingua, qui, le due ai capezzoli, dietro il collo, scusate, e all'ombelico che è proprio il mio fiore, allora, io lo chiamo il mio fiore, il mio sole, io ne ho 8. Li ho fatti anni e anni fa, cioè io deficiente, li ho fatti quasi tutti con la pistola in un negozio a Pavia, cioè la pistola con la spara orecchini, però... A me non sono mai venute né infezioni né niente, ero giovane e stolto e costava anche poco perché costava 15 euro a buco. Se avessi dovuto pagare 60, 80, cioè il prezzo fatto ad ago. A parte che dicono, e ci credo, che fa molto più male con l'ago, anche se è cartilagine, ma io ne ho 8. Adesso non sto a spogliarmi, però comunque ne ho 8, vi giuro. Poi mi farò vedere una foto se la trovo, perché adesso non mi va di denudarmi e fare. Quindi poi ve li mostrerò. Vabbè. Passiamo al quinto fatto che probabilmente non sapete su di me, è che io amo tutti gli animali. Mi piacciono davvero tutti, mi piacciono anche i serpenti, anche se i serpenti mi affascinano, ma vederli dal vivo, perché capita quando esco col cane, mi spaventano un pochino. Io odio profondamente, ve l'avevo già detto nel video della bussola d'oro, io odio. Odio, non sopporto le scimmie, mi fanno irritare, soprattutto i gorilla, ma soprattutto gli scimpanzé. Non mi hanno fatto niente, chiaramente mi irritano. Il film Il pianeta delle scimmie, adesso c'è stato anche l'ultimo che io ho tentato di guardare, non ce la faccio, io non lo so, è una cosa dentro di me, a me irritano. C'è anche un film carino che non è uno scimpanzé, ma si chiamava Zampalesta. No, io amo, ok, non è uno scimpanzé, è un cebu cappuccino, ma no, io divento, inizio a spaccare la faccia. So che è una cosa bruttissima da dire, però io scimmie non ci posso fare niente, non le sopporto. Il sesto fatto, appunto, che mi collego anche al fatto che io amo tutti gli animali, è che grazie al mio cane, Boo, mi ha migliorato davvero la vita.
perché probabilmente il cane comunque ti riempie la giornata, ti arricchisce, ti cambia totalmente la routine. E credo che se non avessi avuto il mio cane sarei caduto in una depressione abbastanza pesante. La storia del mio cane è che è stata abbandonata, lei e i suoi fratelli, erano in quattro, sono stati chiusi in questo sacchetto e buttati via. Questo a Santa Maria di Leuca, Murciano di Leuca, quindi stiamo parlando in Puglia, dove questo veterinario che me l'ha portato su mi ha detto che comunque di randagismo nel sud che ce n'è molti, non lo so, io vi dico quello che mi è stato riportato, dove, che lui abita lì e dice che ne trova davvero tanti, siccome dice che ci sono appunto tanti cani randagi, dicono che tanti si accoppiano, cioè così liberamente, e quindi ci sono tanti cuccioli e tanta gente magari non li vuole. Ed è anche questo che mi collego, che io sconsiglio, questa è un'idea mia, di evitare sempre di andare a spendere soldi per comprare i cani, perché di solito quelli che hanno gli allevamenti, con tutto il rispetto, capisco che è un lavoro, con tutto il rispetto che posso nutrire, perché comunque saranno sicuramente amanti dei cani, questi cani, questi cuccioli, staranno benissimo anche se non vengono comprati. E poi andare a spendere così tanti soldi per un cane che è di razza, perché vi dicono, avete delle certezze. Per me i cani di razza hanno sempre qualche problemino in più. Io, il mio è un meticcio, il veterinario sostiene che ha qualcosa del border collie, qualcosa del setter, così, vagamente. Però non ne siamo sicuri, però il mio cane è veramente di un'intelligenza, cioè io il guinzaglio praticamente non so cos'è, lo metto giusto per sicurezza quando vado in centro per via, proprio perché magari so che lei magari va ad annusare gli altri cani, ma lei è bravissima, obbedientissima, quindi è un cane che ha una salute di ferro, mangia comunque bene perché io gli cucino sempre da mangiare, e comunque ed è intelligentissima, quindi mi dispiace dirlo, comunque se potete, se volete prendervi un cane, prendete, andate in canile, ci sono, cioè ne trovate di tutti i tipi, io addirittura l'ho trovato cucciolo, quindi se volete, se vi impuntate sicuramente lo trovate un cane, perché ce ne sono tanti che hanno bisogno di una casa. Questa è la mia idea, perché i cani che, ripeto, sono in allevamento, sicuramente stanno bene, capisco, però andare poi anche a spendere così tanti soldi per un cane, per avere questa ipotetica garanzia della sua salute, boh, non lo so, questa è la mia idea. Passiamo al settimo fatto. Il settimo fatto è una cosa che ho scoperto da qualche mese, perché io praticamente fino adesso, fino a 27 anni, io non ne avevo idea. Io vedevo che i miei denti, quelli solo dell'arcata superiore, si stavano, io avevo dei denti enormi, ma proprio grossissimi, però vedevo, cioè non sono deficiente, cioè vedevo che i miei denti si stavano lentamente ritirando, e capitava delle volte, soprattutto la mattina, che mi svegliavo e sentivo in bocca come la sensazione della sabbia, e non capivo, infatti dicevo, boh, magari è un, non lo so, un frammentino di cibo, ma però mi sembrava strano. Cioè adesso sono andato qualche mese fa dal mio medico per dirgli, se comunque lì il mio dentista, gli ho detto, senti, mi è venuto questa specie di infiammazione a una parte in alto dei denti, perché veramente non riuscivo più a mangiare niente. Cioè già io mangio praticamente solo cose liquide, la gran parte. E quindi praticamente io sentivo questa fitta potentissima in una parte in alto del dente, di quello in fondo. Tra l'altro lui mi ha detto che mi stanno uscendo i denti del giudizio. Però sentendo questa pressione io non riuscivo quasi a mangiare più niente, perché era una roba che ti, soprattutto guarda caso la notte, cioè roba da piangere, perché potete immaginare che cos'è il male ai denti, ed è forse una delle cose più brutte che esistano al mondo. Vado dal dentista e mi dice, ma lo sai che tu digrigni i denti, lo sai che hai il bruxismo? No, se non me l'hai mai detto, io che cazzo ne so che ho il bruxismo. Quindi io sono venuto adesso, quindi ho comprato
questo bite automodellante che si mette soprattutto la notte, perché non ci posso fare purtroppo più niente, perché ormai i denti si sono consumati e ho gran parte di tutti i nervi esposti, e quindi io quando devo mangiare apriticielo, perché sento davvero male e faccio davvero fatica. Quindi io le cose dure no, io praticamente cioè a 28 anni io praticamente sono costretto a mangiare come uno di 80, e io me li farei strappare tutti, mi metterei una dentiera, sarebbe molto molto meglio, perché avere questi dolori qui vi assicuro che non è bello. Quindi se avete una minima idea di che potete avere il bruxismo, che è praticamente questo digrignamento dei denti, andate subito dal dentista, perché poi finite come me, che ho i denti praticamente, quelli sotto no, però quelli sopra completamente limati, sono stati proprio erosi dal continuo digrignamento, probabilmente di notte, perché io non me ne rendevo conto che io di notte digrignavo i denti, cioè che cazzo ne so, e quindi fa male, caldo, freddo, le cose dure, quindi poi vi trovate davvero ad avere delle difficoltà enormi poi nel mangiare. Quindi se fatevi vedere dal dentista, da uno bravo. Comunque, andiamo avanti con l'ottava cosa che non sapete su di me. A me non piacciono assolutamente i bambini. Io ho fatto l'animatore a Grass, quindi oltretutto a me, siccome magari sono tutto magrolino, mi davano magari le classi più piccole, quindi prima, seconda, terza, elementare. Perché dicono, ma sì, sai, le medie sono difficili da gestire. Sì. Prenditi tu la prima elementare, la seconda e la terza. Non lo so, a me i bambini non mi piacciono, sono rarissimi. C'è solo un bambino che mi piace, che è figlio adottivo di un amico di mio padre, ma per il resto non mi hanno fatto niente, chiaramente. Io capisco che hanno l'età che hanno, ma non ho... come per le scimmie, è un odio innato e io non ci posso fare niente, quindi adesso mi terrò l'odio di tutte le madri, compresa mia cognata, quindi mi dispiace, però a me i bambini non piacciono. Quando cresceranno magari poi diventeremo anche amici, ma finora che non crescono, levati. Andiamo avanti alla nona cosa che non sapete su di me, e che ve l'ho già accennata, è che sono super super schizzinoso col cibo, ma me lo collego al bruxismo, quindi... dai, me ne dico un'altra. Io non ho la patente nel patentino, quindi prima, quando sono caduto giù da quelle scale, io abitavo dietro la stazione di Pavia, quindi ero anche abbastanza comodo, e a me infatti quando mi proposero a scuola di fare il patentino, io, che cazzo mi serve, no, mi serve, cioè io se devo andare in centro, cioè, per gli spostamenti che facevo sarebbe stato più un costo per la benzina, trovare il parcheggio, perché a Pavia bisogna pagarlo ovunque il parcheggio, e quindi ho detto ma non mi serve, l'avrei dovuto fare, perché infatti adesso io mi sono trasferito praticamente alla periferia di Pavia, sono proprio al limite. Io adesso o la devo farmi a piedi, e fino ad arrivare solo fino appena in città ci vogliono 40 minuti, sono 5 km, e se voglio arrivare in centro un'ora e passa. Capite bene che sì, io posso prendere l'autobus, però gli autobus non è che mi suscitano troppa, soprattutto quelli pavesi, c'hanno delle grossissimi problemi, che penso che abbiano tanti, cioè gli autisti pavesi fanno un po' il cazzo che vogliono, questo, gli orari sono stampati, ma cioè, sono proprio una linea guida che loro tengono lì ipoteticamente, che potrebbe, capisco il traffico e tutto, ma forse ci metto di meno in 40 minuti a arrivare a piedi, giusto per darvi un'idea. E quindi passiamo all'ultima curiosità su di me, che probabilmente non sapete, che comunque io ho scoperto, perché anche qui direttamente non lo riesco a fare da tanto, cioè io praticamente riesco a spostare quest'occhio, solo l'occhio destro, cioè leggermente di lì, quindi non so se adesso ci riesco, perché è come quando uno guarda un punto fisso e pensa magari, e a me proprio naturalmente vedo che la vista mi si sdoppia, e un occhio, solo un occhio però, va per i fatti suoi. Adesso proverò a farlo, non so se riuscirò. Non so se sono riuscito a farlo, una roba
Infatti spero vivamente, infatti mio padre mi dice sempre: piantala di fare quella roba lì, che poi rimani con l'occhio fisso di lì e poi ciao, sì, c'ha ragione, infatti non dovrei farlo. Ma il più delle volte questa cosa io la faccio quando magari sono assorto, che dico, cioè quindi nella fase mongola, quindi rimango lì così a fissare niente. Quindi questi, adesso concludendo, sono i grandi 10. 10-11 fatti che voi non sapevate su di me. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi vengono in mente altri tipi di video che voglio fare, io vorrei farvi adesso i miei 10 film preferiti, comunque che mi sono piaciuti, escludendo Harry Potter, Signore degli Anelli, Star Wars, che quelli sono proprio i miei must e sono intoccabili. Con questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.